finite di far casino qua fuori. Buongiorno, disagio. Buongiorno miei follower. Guardate che spettacolo che c'è qua davanti a noi. C'è già Gus che sta andando col drone da qualche parte, ma non è suo, ne daremo un filmato. Abbiamo riso come le scimmie ieri notte. Siamo rientrati in tenda alle 3 e qualche cosa. Infatti si vede che bella faccina. Stonfi, perché eravamo là con Pietro, Omar e tantissimi altri. Dino, che sarà ancora là, dorme Dino, in quella MSR. Quindi anche lui piegato in due. E siamo tornati in tenda, c'era il Gus con la motosega accesa. Minchia, sono scoppiato a ridere come un pazzo. E buongiorno mondo, ci siamo svegliati e qua già qualcuno ne dice buongiorno. Una dietro l'altra. Per forza, così. Continuiamo quello che abbiamo iniziato ieri sera o tre giorni fa. Quindi, come avete capito, è stata abbastanza impegnativa, ma non a livello di pedalate di altro, ma proprio di vita sociale. Adesso pian pianino il campo si sta risvegliando, non so se riesco a farvelo vedere. Stanno partendo in tanti. Sono tutte cavallette che stanno smontando le tende, perché oggi andranno via tutti, chi adesso, chi il pomeriggio, ma bene o male tutti smontano. Magari dopo andiamo a farci anche una bella pedalata e cerchiamo di riprenderci, andiamo a conquistarci una colazione. Serve una colazione questa mattina, vero? Certamente, certamente, una bella colazione. Adesso vediamo se prima o dopo il giro. Direi prima. O durante. O anche durante. Il Chap ne sa una più del diavolo. Siamo qui con Salle Royal a offrire caffè ai ciclisti per supportarli nelle loro avventure e nelle loro mattinate di risveglio. La parte più importante. Devi capire, in quella zona lì, provincia di Novara, ormai si sente il lombardo, loro sono lombardi, fanno figa, cioè noi siamo così, un enclave lombarda in Piemonte, in mezzo a questi barbari. Noi abbiamo il castelletto Ticino da bere. Eccoci qua ragazzi, finalmente all'alba delle 8 abbiamo salutato Giorgio, qui dietro ancora Ferruccio e là ancora più dietro Gus. E così vedi anche Gus. Abbiamo deciso di fare il percorso breve intorno ai laghi, circa 11 km, giusto per far girare un po' le gambe, far ricircolare il sangue dopo due giorni di bam e birrette. E quindi niente, siamo partiti, siamo all'interno di questo bel boschettino e si va. Questa sgambata per sudare tutta la birra di ieri è bella pesante, abbiamo fatto un botto di chilometri, ne abbiamo già fatti ben 3,9, ma siamo già fermi qui per fare una bella colazione. Qua non si vede perché è tutto riflesso, ma un'ottima panetteria e ci riflettiamo. Gus, sei ripreso? E allora andiamo a bere un bel caffè. Non ha neanche più la voce, Gus. No, ce l'ho, ma preferisco non esprimere pareri. Okay. Prima di avere bevuto un buon caffè. Andiamo, perché il caffè non è buono, ma è bello. No, non è bello, ma è buono. Ciao.
Ed eccoci di nuovo al Kona Camp. E boh ragazzi, anche le nostre tende sono state smontate, le bici pronte, ma solo per fare la strada fino alla macchina dove caricheremo tutte le borse, ci teniamo le bici perché andiamo ancora a farci magari un giro a Mantova per prenderci qualcosa da mangiare. E poi nel pomeriggio alle 3, 2 e mezza, 1, non si sa ancora quando sarà, ripartiamo, così anche Ferruccio lascia me alla mia macchina, Gus in stazione e si ritorna tutti a casa. A dopo ragazzi. Conosce il Bamba, conosce anche, insomma, li avrà visti in giro perché sono tra, come perché diciamo, facciamo casino, perché fate casino, intanto siete sempre sotto il palco a ballare, ma poi siete un po' quella parte di Bam che ci fa vedere che anche con la famiglia si riesce a girare, anzi ci sono tanti plus nascosti, no? Sì, in realtà noi siamo noi quattro da quando io e Valerio viaggiamo dal 2005 solo ed esclusivamente in bicicletta. Con l'arrivo loro, vabbè, ma perché smettere? Cioè, non è che con l'arrivo di un figlio una donna che diventa mamma deve smettere, mettere da parte le proprie passioni, anzi, però il plus è stato includere loro. Per noi è stato quello che ci ha fatto svoltare in tutto, nel senso che è vero, abbiamo forse smesso di fare i viaggi nel deserto del Gobi, come abbiamo fatto, però non importa, perché vedere il mondo attraverso i loro occhi sembra una frase fatta, ma è la cosa che ci ha aperto un mondo nuovo. E quindi anche solo partire da casa e andare a fare un giro di 30-40 km con loro, io vedo le cose attraverso di loro e quindi vedo il mondo in una maniera completamente diversa. Cioè alla fine se fai dei figli secondo me è giusto viverli. E quindi a noi appunto è venuto naturale fare questa decisione. Litighiamo? Assolutamente sì. Vabbè, sulla decisione forse no, in altre cose sì. Abbiamo modificato lo stile di bici, certo, perché loro hanno delle necessità. Lei ha iniziato, aveva appunto 6 mesi, lei è entrata nel carretto che ne aveva 2, ha fatto i laghi della Carinzia a 2 mesi. E quindi ovviamente che se piange ci si ferma, si allatta dove ci si trova, però per quando mi chiedono ma lo fate perché a voi piace, a loro non piace, no. Perché per loro è così, cioè è la nostra modalità, io non ho più la macchina, mi sposto in cargo a casa, ho solo più la cargo, a scuola andiamo in bici o andiamo a piedi, per me è la vita, la bici è diventata il perno dove giriamo attorno noi quattro. Bello, una ventina d'anni fa dove mio fratello ritorna in Alaska e ha qualche problema e lo evacuano per un problema alla schiena, alle gambe, così. Io spaventato da questa cosa, ma anche da tratto da questa cosa difficile, non so perché io ho l'attrazione per le cose difficili, non so se è un pregio o un difetto, però io ho questa pecca, non so se è una pecca o se è un qualcosa di positivo. A parte questo, gli dico a lui, ovviamente, quando lo riterrai opportuno voglio venire con te in Alaska. Passano circa 20 anni e quando lui un agosto di 5 anni fa mi dice io torno in Alaska, vieni anche tu, ti prendi la motoslitta e mi segui. Alzo, vengo in Alaska, non so fare niente ma voglio partecipare alla gara. Ovviamente detta così non si può, prima bisogna fare un test per poter entrare in questa gara, se lo passi poi ti danno l'opportunità e la possibilità di iscriverti alla gara. La mia specialità non è la bicicletta, la mia specialità è camminare, correre. Io faccio questa prova, scendo in Alaska un mese prima, faccio questa prova, la passo e mi iscrivono alla gara.
parte questa gara, parte, io dopo 150 km circa mi ritiro perché ho un problema, ho un'ernia lombare che non mi permette di recuperare come voglio. Lui è 20 kg meno di me, era 10, ora adesso sei 10, non sono più così pesante. Ed eravamo inclinati a 45 gradi, tranquillamente, proprio appoggiati al vento. Lui, che è leggero, particolarmente leggero, proprio rimbalzava con tutte e due le ruote della FAT sulla neve, perché il vento lo tendeva a spingere verso l'oceano, verso il mare aperto. Noi eravamo su una zona, eravamo sull'oceano che era ghiacciato, e io lo vedevo rimbalzare costantemente verso l'oceano, era da poco più avanti di me, e non potevo far niente, era impossibile raggiungerlo. Se lo avessi raggiunto saremmo andati tutti e due verso l'oceano. Non era preoccupante, perché ovviamente prima di arrivare all'acqua ci saranno stati almeno altri non so quanti chilometri di ghiaccio, però lì ti rendevi conto della forza che aveva questo blue hole. A un certo punto io mi sono fermato perché non riuscivo più a contrastare il vento. La mia bicicletta era a 35-37 kg, la tenevo per il manubrio e si sollevava, quindi per capire che cosa è stato quel momento, che è stato uno di tantissimi nei 18 giorni che abbiamo impiegato per arrivare fino sullo stretto di Bering. Ok ragazzi, ore 2:20 più o meno, il nostro BAM si conclude qua con la super multipla macchina di Ferruccio, carica delle tre bici, mia, quella di Ferruccio ovviamente, quella del Gus che lo accompagniamo fino ad Alessandria, si prenderà il trenino per Mondovì e magari vi raccontiamo ancora qualcosa strada facendo, ma per ora vi salutiamo qui, ciao ragazzi. Ed eccoci qua alla separazione, siamo alla stazione di Alessandria. Stazione di Alessandria. Vogliamo il peso morto Gus. Molto morto. Molto morto, no, perché è a perché pezzi. È turco. E boom, con la lacrimuccia abbiamo abbandonato Gus in stazione. Adesso Ferruccio abbandonerà anche me alla mia macchina e io ancora un'oretta, poco meno, per tornare a Vercelli. Nella calda e ridente Vercelli. Ultimo saluto fatto, la mia bici come vedete è lì caricata e parto, vado, fa caldissimo, ciao. Ovviamente non poteva andare tutto liscio, avevo dimenticato la ruota della mia bici sulla macchina di Ferruccio, sono dovuto tornare indietro, meno male che non ero già in autostrada quando me ne sono accorto, l'ho chiamato, gli ho rotto le scatole, è tornato indietro, me l'ha riportata e boh, e adesso sono in autostrada e via, a casa. Mi sa che vi saluto adesso, non vi faccio vedere che scarico la bici e tutto quanto, fa troppo caldo ragazzi, fa troppo caldo, e quindi alla prossima, spero vi siate divertiti al BAM con me, ciao!